B, il mercato è chiuso. Allora, facciamogli guadagnare un po' di energia a questi. Ci hanno chiesto Brenno. Beh, 4 milioni, vattene, visto che se ne vuole andare. Ormai se ne è andato, ciao, penso i soldi fuori, via, via, via. Allora, qua si lotta per la maglia. Si lotta per la maglia, per la causa, non si lotta per i soldi. Via fuori, via. Se pensate ai soldi, via. Allora, di Cesare. Allora, questi l'hanno recuperata un po' di. Ok, facciamo un po' specifico con le prestazioni. Forse ho cominciato a capire un po' come si funziona questo allenamento un po'. Dobbiamo fare un po' anche lui specifico nelle. Proviamo. Stiamo capendo un po' come funziona. Poco spazio. Raga, ho capito, vogliono giocare tutti quanti, ho capito, ma io che vi posso fare, signori? Cioè, sei titolare, ma che ti devo fare? Aramo pure squalificato. Che cazzo ci metto, ragazzi? Oh, Zano, ciao, grazie per il benvenuto. Che cazzo ci metto, ragazzi, io qua? Babbo, mi porto Cussù, dai. Mi porto lui, dai. In panchina, che cazzo devo fare? Non c'ho altrimenti. Faccio giocare Menez perché Menez ultimamente, sulle ultime partite mi sta giocando bene. Fa le sponde. Sta giocando bene. Trasferimento per Brenno. Vabbè, ma tutti questo vogliono, scusa. 24 anni, 72. Vabbè. Forza Avellino. Sì, ma io tanto non so di Bari, Zano. Ho perso la squadra. Allora, il Como. Questa è una bella partita da giocare. Magari ha raggiunto poco spazio. Mo, tutti vogliono giocare qua. Però dopo li metti in campo, fanno pietà. Boh, un attimo, qua dobbiamo capire un attimo. Vai. Forse ho cominciato a capire anche come funziona il fatto degli allenamenti, programma. Quindi dobbiamo un po' andare in base a quelle condizioni che stanno. Vi dobbiamo mettere. Recupero energie o fare o tipo fluidità o lucidità. Quindi continua lo spettacolo del dobbiamo grande un attimo calcio, capire un po' ovviamente come funziona. tifosi caldissimi pronti a Ragazzi, trascinare giochiamo la squadra contro quest'oggi, aumenta la prima, la l'intensità del gioco. seconda. Un Tosta sarà. caloroso saluto amici sportivi, davvero Ci importante ho fatto avere 0-0 prima col Palermo. attenzione a questa sfida di serie B KT. Scendono in campo per questa sfida Como e Bari. Non vedo l'ora che inizi. Arbitro, arbitro. Speriamo di assistere a un match divertente, ricco di gol. Gli ingredienti ci sono davvero tutti. Insigne lo sto facendo riposare un pochettino. Con l'aiuto della grafica andiamo a vedere l'undici Ah, iniziale mi sono chiuso come un deficiente. del Bari. Questa è la formazione con cui parte oggi il Bari. Dai che ha sbagliato. Dai che ha sbagliato. Bravi. Guarda se sale. C'è una miseria. Alla terza, attenzione. Ah, non trovo spazio. Devo sempre girare. Guarda, vaffanculo, sparati. Va bene. Ma come cazzo fai a sbagliare un passaggio così? Dai, non capisco. Si è scritto e detto molto su questo giocatore alla vigilia di questa sfida. Ce l'aspettavamo in campo oggi, invece partirà dalla panchina, una scelta che non ha convinto molti. Occhio qui può concludere. Conclusione che non sorprende il portiere. Ochoa! Recupero bene il Arbitro! pallone del portiere. Palla che Ma si quello non è avvicina fallo, costantemente al scusami. campo. Era difficile mandare il portiere da lì. Peccato perché la potenza c'era e è mancata completamente la mira. Maiello. Dici Si te. chiudono bene questi dietro, si chiudono, Grande recupero difensivo, funzione complicata. No! Metri. Cazzo, è brutto, è brutto. Attenzione. Ottima la palla. Santa, ragazzi, sta facendo. Certo, De Wolf, quello sì. Corner battuto in mezzo.
che cos'è? Che cos'è? Ma che rigore hai visto? Ma che rigore ha visto questo? Scusa, che rigore hai visto? Voglio proprio vedere. Cioè, raga, ma ti rendi conto che cazzo li fa le fischi a sto gioco o no? Rigore non si sa. Vabbè. Momento chiave del match. Freddissimo la dischetta. Un calcio di rigore, non si sa che rigore ha visto sto gioco. Cioè, dai, ma lui, ti fa piego così. Cioè, porca puttana, mi fa scazzare, ve lo dico. Guarda quell'altro, va. C'ha la matatti all'ippica, porco Dio. Cioè, rigore inesistente. Non si sa che rigore gli ha dato. Cutrone. Sì, vabbò. Guarda quell'altro. Raga, il Como si chiude dietro. Cioè, si chiude. Cioè, io, raga, non trovo spazio. Non sto trovando spazio. Cioè, è incredibile, raga. È incredibile. Vabbè, il Como è una bella squadra. Non sto trovando spazio per niente. Niente, niente. Si allunga la palla nel finale. Mentre io devo frenare, lui si allunga la palla. Cioè, io guarda, quando fa così mi fa incazzare sto gioco. Non devono commettere l'errore di affrettare troppo tempi o rischiano di esporsi alle ripartenze avversarie. Devono continuare. Che cos'è? Ma che cos'è? Ma è fallo? Ma che cazzo? Voglio, ma che fallo sta fischia sto gioco? Non so che fallo ha visto, mo. Vabbè. Dai, fagli fare il 2-0 col gol clamoroso, dai. Cross in mezzo. Sta fischiando falli, si sa. Difesa messa male, occhio alla ripartenza. Benani. Attenzione, pericolo. Palla traversa. Traversa pericolo. È giusto, no? Niente, raga, non trovo spazio, inutile. Cioè, incredibile. Incredibile. Ciao Siberiano, come stai? C'è ancora qualcosa da dire? No, vabbè, raga. Ha fischiato due falli clamorosi, un calcio di rigore clamoroso. Cioè, vabbè. Giustamente io prendo la traversa, è giusto, no? Comincia ora la seconda frazione di gioco. Quell'altro mi sbaglia un passaggio facile. Vabbè. Che cos'è? Ah, beh. Si ripartirà con un calcio di punizione. Si libera del proprio marcatore. Il portiere c'è su questo tiro. Dai, facciamo entrare Dio, Anna che si è ripreso, Togliamo Menez, dai. Forze fresche. Cazzo ne siete, oh. Intervento da manuale. Niente, sempre nel finale, oh mio. No, frega. Possibilità per il contropiede. Mo prendolo in braccio. Palla persa, errore banale. Bravi, gira la palla così. Bravi. C'ha la Madoff che è grosso, non usa il fisico quell'altro. Ti fai fregare la palla come un deficiente, oh. Dai, Alva, però. Non si passa una palla, porca puttana. Avevi a 3 metri. Porta palla. Bella così. Vai, Sibilli, che c'è campo. Vai, Sibilli, che c'è il campo. C'è campo, c'ha.
porca puttana. La mette dietro. Questo è il gol che vale la parità. Opla, bella azione qui. Sibilli va sulla fascia, resiste la carica, palla in mezzo. È 1-1, sì. Bestemmie Wolf su qui fa. Rivediamo il replay del gol. Ha sfruttato la perfezione. Vai, mettiamo anche Insigne. Mo la proviamo a vincere la partita. Allora, se me la parava bestemmiavo. Va, cerchiamo di mettere anche Insigne, mo lo spingiamo. Grazie al gol dell'1-1. Barba. Barba papà. Bravo! Mo abbiamo fatto una cosa buona, facciamo la cazzata, guarda, C'è la miseria. Perdo il possesso. Ci sono aggiornamenti sul match del Parma, andiamo a sentire in diretta. Prima rete della partita per il Parma. Si sblocca dunque il match 1-0. Bravo. No, ma perché? Ma che cazzo è sto passaggio ritardato? Guarda quell'altro ritardato, non c'ha la Madosca. Alla parte possibile vantaggio. Ci ha messo una pezza qui. Cioè no, io guarda, non ci sto a capire. Mettere uno. Forse è fresco. Cambi dalla parte all'altra. Potrebbero portarsi in vantaggio se sfrutteranno questo. Si avvertono l'importanza del momento e provano a trascinare la squadra verso il gol. Cioè, Gulambà, tutti dietro, sono tutti. Bravo Sibilli che la gira. Bravo per Angollo. Roberto Insigne. Denzi, dai che sei fresco. Ma perché mi ti allunghi il pallone? Lavora di fisico qui. Dai, porca miseria. Sana. Potrebbe rivelarsi decisivo. Cutrone allontana il difensore su questo tiro. Altro intervento decisivo. Cioè raga, niente. Siamo a soffrire. Siamo a soffrire come non mai ulti dietro. Ho messo pure Insigne, ma no, non riusciamo a sfruttarlo Insigne. Nell'ultimo quarto d'ora. Cioè io, ma perché non riusciamo a fare un passaggio, io dico. Ma come cazzo fai? Vabbè, ho capito, ci diamo la con. Va bene. Vicari, tua madre, fai scontrini. Vicari, ok? Protegge il pallone con il corpo. Intervento provvidenziale. Stai zitto, ho preso la palla. Dai, Insigne che c'è il campo. C'è tra di giocare per altri 60 secondi. Maiello. Lancia Sibilli, mannaggia. Caputta cazzo ne siete, oh. La gira verso il compagno. Arbitro! Raga, ma non era fallo quello? Dunque in parità, risultato che mi sembra giusto. Vabbè, un altro risultato bugiardo comunque. Dai. È uscita una partita che è rimasta. Quello non era fallo su cioè su Sibilli. Cioè, la palla non l'ha presa quello. È un altro bel pareggio, dai. La fase è bloccata un'altra volta, mo. Cazzo di problema c'ho. Sto cazzo di joystick ogni tanto fa come mi pare. Ci ha salvato pure Ochoa sta partita, però, ragazzi, secondo me... Pure una traversa abbia preso noi. Troppi errori, ha dato un calcio di rigore inesistente. Che secondo me potevamo vincere 1-0. La ringraziamo per aver accettato di parlare ai nostri microfoni. Sì, perché da veramente certi fa tipo questo qua, ma ultimo, questo era fallo. Cioè non me l'ha dato il fallo. Thank you.
Lasciamo cioè, andare il mister che ringrazia. Questo era fallo, ragazzi. Era fallo clamoroso. Cioè, non era, cioè, non è più. Cioè, ha dato un rigore che mo l'avete visto pure voi, un rigore inesistente. Fallo, non si sa che fallo ha visto. Sì, allena nazionale. Già non riusciamo ad andare avanti con questi qua. E quindi, cioè, non mi ha dato il fallo mo, che era un fallo clamoroso al limite dell'area. Che ok, io non sono bravo a battere punizioni, questo è vero, però un punizione, non un rimpallo, un tiro fuori area. Cazzo ne so, è tutto il posto, cioè, me lo devi dare la punizione. Allora, questo è tornato, ci togliamo lui. Dobbiamo fare riposare un po' di gente. No, io capisco che è uscito mo', The Wolf, capisco tutto, però. Allora, dobbiamo recuperare un po'. Rabotta che deve recuperare un pochettino. Facciamo recuperare un po'. Vai. Vicari, facciamo recuperare un po'. Tutti devono recuperare, mi sa. Facciamo recuperare un po' tutti questi, eh. Penali, facciamo un po' equilibrato. Tu recupera un po'. Alvaro, recupera un po'. Sibilli, facciamo recuperare un po'. Ok. Ma no, il rigore è le Wolfe ne. Cioè, io sono tanti anni che gioco a FIFA, ma anzi, come si chiamava ancora? Cioè, l'ho giocato proprio. Cioè, ma fischia. Ah, ci sta, è vero, Cistana era fuori a noi. Cistana che era infortunato. Al posto di chi era. Mi sa l'avevo messo. Mi sa, al posto suo, mi sa. C'era lui poi. Cioè, capito? Quello è il pro. Cioè, fischia certi fa, tipo pure il fallo che ha fischiato al limite dell'area. Dell'area c'è su, c'è sulla fascia. Ma chi cazzo l'aveva toccato il giocatore? Cioè, fischia falli assurdi certe volte, cioè. Bari Cittadella. Questa la simuliamo, ragazzi, questa partita. Mo, una simuliamo e una la giochiamo. Andiamo pure un po' più avanti nel. Verso 2-1, ragazzi, 2-1. Cioè, ma state a vedere? 57 possesso palla, 6 tiri, 5 occasioni, un gol. Loro due tiri in porta. Avranno fatto due tiri in porta. Infatti lo dice, due tiri in porta, due gol. Cioè, raga, creiamo ma non segniamo. Sembriamo l'Inter dell'anno scorso. Creiamo ma non segniamo. Quest'anno è così, signori. Il Bari quest'anno. Qua è così, signori. Stiamo sempre scendendo più nel baratro. Reggiana Bari, stessi punti. Quindi questa è una partita già da scontro salvezza. Possiamo chiamarla così? Usiamo a S scontro salvezza? Potrebbe essere secondo salvezza questa, cioè. 14 punti dopo 10-12 giornate. Pesante, pesante, pesante. 2-1 a perdere col Cittadella. È una di quelle partite che racchiude un clima ideale per giocare a calcio, non c'è nemmeno una nuvola, terreno in condizioni perfette. Un saluto agli amici da casa da parte mia e di Lele Adani. Cosa c'è di meglio di una bella partita per festeggiare Halloween? Sfida che mette di Usare fronte il Halloween? protagonista del calcio mondiale. Speriamo finisca presto la partita, eh? No, io ho un appuntamento, devo bussare Poi un Benali amico di pure casa. è un, Classico è un domenica giocatore per te. che ci No, sta sai che mancando troppo, ora tanto in campo. Non so che cosa ha fatto, non trova la queste sono le condizione. scelte del tecnico di casa per il match di oggi. Questo è lo schieramento di partenza del Bari. Palla che supera la linea, sarà rimessa laterale. Maiello prova la conclusione, respinge ma non è finita. Azione che non ha portato a nulla. Portiere sugli scudi nell'occasione Ci ho provato, ho precedente, visto lo arbitra quel gol con spazio. un grande intervento salvando lo 0-0. Sì,
si prospetta un campionato esaltante per quanto riguarda la lotta al vertice. Siamo solo nelle fasi iniziali, è vero, ma l'impressione che ho, Lele, è che ci porteremo a lungo con noi questo equilibrio. Dai, lotta sta parte. Le squadre che possono avanzare per dieci la corsa di titolo, eh. Non è facile, qualcuno potrebbe anche perdersi per strada, altri aggiungersi con il passare delle giornate. C'è il passaggio finale, non riusciamo. Tira, respinta sicura. Uno meno male che c'ho sto portiere. Benani. Alla lunga per il compagno. La palla in profondità, vediamo se ne approfitta. Tentativo apprezzabile con delle potente. Cioè, l'unica occasione che abbiamo, tiriamo fuori. Possesso consegnato agli avversari. Questa è una partita che se perdiamo o pareggiamo è preoccupante. Avanza palla al piede. Tenta il tiro. Il pallone è ancora lì. No, ma guarda un po'. Gli avversari hanno recuperato il pallone. Pregevole l'intervento del portiere. Cioè, fa sto cazzo di bug ogni volta che ti dà la palla, lui già te la dà da solo la palla dietro. Io guarda sta cosa, io ammazzerei, va. Da solo ha fatto, ha premuto tutto da solo, cioè. Verso il centro dell'area. Mi abbone, niente. Cioè, niente. Porco due, niente, oh. Cioè, ci stiamo creando i problemi da soli, oh. Cioè, non riusciamo a passare una palla, cioè è vergognoso sta cosa. Parte il tiro. Shazante guanciale. Niente, raga, niente, non credibile. Però raga, stiamo a soffrire in una maniera atroce. Ma anche per colpa nostra stiamo a soffrire, eh. Cioè non riusciamo a passarci una palla. Vergogna. Vabbò, va a fan culo, pena, va. Vattene a fan culo pure tu. Accompagnano l'azione. Cigarini. Legge bene e interrompe l'azione avversaria. Al Pietro! Intervento fallone, comunque. Arriva il questo è giallo però, eh. Penali che doveva darci la svolta in centrocampo. Strada è libera, può andare. Lo sta facendo un cazzo. Io lo continuo a buttare in campo, ma l'uomo che doveva farci quel salto di qualità non ce lo fa. Prova, questo lancio in verticale. Oh, è brutta. Super parata qui. Dai, togli subito qua, metti Insigne, subito, subito. Qua la nostra è lotta psicologica. Metti Insigne, via, via. Occhio attraverso la centro. Dai, vai. Nulla di Oh, la prendiamo una volta la palla. Avanzano dalla tre quarti avversaria. La deviazione sul tiro. Bravo Insigne. Dai che siamo in attacco ancora. Occhio qui. C'è la miseria. Oh, non trovo lo spazio per calciare. Oh, non trovo lo spazio. Cioè, l'unica volta che riusciamo a saltare di testa la mandiamo all'altra parte. La goccia a spigolo, porco due. Cioè, niente, raga, proprio... Ci sta una no, deve recuperare. Facciamo entrare Ricci al posto. No. Vabbè, confermiamo così. Non lo so, Til, come si chiama? Ripresa che ha dunque inizio. Bravo Insigne che si smarca. La pressione, voglio il gol del vantaggio. Si oppone con sicurezza. Va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. L'importante è che ci arriviamo in porta. Occhio al tiro della bandierina. Buon intervento. Che miseria.
Cioè, raga, tieni conto, creiamo e non segniamo, eh. Questa è grave la situazione. Intervento fondamentale. Non so, si ricusa la cinesca. E dai, però, e dai. Dritto per dritto devi passare, porco due. Pallone profondo, pericoloso. Cioè, devono passare dritto per dritto, non... Oddio, che passaggio rischioso. L'ho visto. Palla di merda, palla di merda. E gestita di merda proprio. Merda data e merda gestita proprio. Incredibile, ragazzi. Incredibile, facciamo fatica. Allora, esce Menez. No, entra Menez. Mettiamo Ricci al posto di Cesare. Facciamo così. E... Aramo che ci ha fatto il gol vittoria. No, allora, l'RP non verrà più. Giuseppe, l'RP ho chiuso con l'RP, ho finito. Da oggi in poi porterò solo giochi che dico io. Porterò altro, non porterò più GTA. Che cos'è? Ma che cos'è? Ci va, boh, ma che cazzo di rigore mi fischia sto gioco, ragazzi? No, no, voglio proprio vedere che rigore è. Che rigore è? Che rigore è? Cioè, voglio, ma ci può far perdere le partite così? Nanti alla Madonna, voglio, io paro. Mannaggia. Cioè, rigore di merda, da. L'ho visto! È un pareggio divertente a cui stiamo assistendo. Dai, dai, buona, buona, buona! Era un po' più forte, era una palla d'oro. Entrambe hanno avuto diverse occasioni. Io sono certo che proveranno a vincerla fino alla fine. Vuole tocco verticale. No! Portiere che si è salvato, tenendo la propria palla in bianco. E va sottolineato che qui la prova di entrambi i portieri. E infatti, che ha un po' su 0-0. Ragazzi, ho rischiato qua. Esci, esci, esci. Dai, 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 che tu ce l'hai la corsa. Ce l'hai la corsa, vero? Ce l'hai, però. Bravo Ricci, che si fa vedere appena entrato. Lo chiama la palla, la chiama. La palla rimane lì, rovesciata. Non c'ha la madosca. No, di là. Perfetto. Arbitro! Match scriptato. Sale Menes. Non può fallire, attenzione. Ma che cazzo di tiro mi hai fatto, Sibi? Cioè, arriviamo in porta. Una volta che arriviamo in porta, mi fai un tiro di merda. Se io ho basito, niente, raga. Serie C, Serie C mi sa. Questi sono rendimenti da Serie C, cioè. Menez. Vabbè, Menez, no, 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 non è colpa tua. Perché non cioè che non ti ha seguito proprio il. Provano uno degli ultimi assalti del match, vogliono regalare il successo ai propri tifosi. Insigne non scarta manco una scatoletta di tonno. Cioè, io che cazzo devo fare? Cioè, ha messo lui per fidarmi, manco lui ce la fa. Cigarini. Bravo. Dai, scattate voi di qua. Catroita, oh. Insigne, rigore, insigne, insigne. Ha scelto la precisione, ma ha fallito la palla d'oro. Clamoroso. Ma viene l'errore nella scelta. Non c'era abbastanza. No, l'RP ormai è morto. Finito. Secondo me avrebbe almeno inquadrato lo specchio da lì. L'RP professionale che lo porto io non lo vuole più nessuno ormai. Vogliono tutti come lo portano gli altri. Vedi che vengono più seguiti in RP. Quello ormai è l'RP che vogliono. Il RP da poliziotto serio con la polizia italiana, no. A parte che non lo fa nessuno, ma siamo gli unici a portarlo vero la polizia. Ma non, loro guardano gente che fanno i criminali, fanno sempre le stesse cose.
Mo ci prendiamo il gol. Vabbè, 0-0, dai. Non va bene, va male. Questo è lo scontro salvezza, 0-0. Un punto a testa, però. Abbiamo anche rischiato di perderla nel finale. Siamo qui con il mister, che ringrazio per aver accettato il nostro invito. Non mi fai scegliere le domande. Che ne so. No, si è bloccato un'altra volta. Aspetta, vediamo se si sbagga. Attenzione, è morto, è esploso. Si è bloccato. No, cazzo ha fatto. Dai, non ti puoi, non ti puoi bloccare così, però. Ma che ha fatto sto gioco stasera? Quello mi sta dando più problemi sto gioco e tutti i giochi che abbiamo giocato. Vabbè, ti riprenderà. Che cazzo ne so, che vi devo dire. Vediamo un po' se si riprenderà. Oh, ce la fai, gioco. Si è bloccato, ragazzi. Ciao, allora, buonasera. Attenzione, si è chiuso il gioco. Ragazzi, niente, finisce così l'avventura di eSports Surface 34. Stasera decide di far così. No, ma stasera, ma adesso stasera mi sta dando problemi. Mai dato un problema del genere FIFA. Stasera, aia, porca troia, mi è cascato il joystick. Stasera sta dando problemi su problemi. Vabbè, vogliamo fa. Che cazzo vogliamo fa? Allora, facciamo una cosa. Sto a macello, scusatemi. Niente, sto a macello, perdona, sbaglio. Allora, vabbò, raga, niente, che voglio dire, dai. Stasera è andata così, ci siamo divertiti un po'. Due orette con FIFA, con il nostro Bari, cazzeggiando un pochettino, perdendo, incazzandoci come non mai. E niente, raga, io vi auguro una buona serata, ancora auguri di buon Halloween a tutti, se andate a festeggiare, andate a bere, non lo so. Noi, ragazzi, ci becchiamo domani live, sempre qui, alle 21:30. Andiamo avanti con qualche altro gioco, vediamo un attimo di andare avanti anche con qualche altra serietta. Ragazzi, che dire, grazie ancora di essere con me, ringrazio chi si è iscritto, chi ha fatto i beat, grazie a tutti. Niente, ragazzi, vabbè, GTA, FIFA ha deciso stasera di non collaborare. Vabbè. Purtroppo ogni tanto succede, perché quando usi app esterne, purtroppo quando usi tipo Steam, queste cose qua, ogni tanto si possono buggare. Vabbè, non mi ha mai dato un problema stasera, mille problemi. Va bene, non fa niente, ragazzi. L'importante è che abbiamo passato due orette insieme, ci siamo divertiti con il nostro Bari. Lo continueremo sicuramente le prossime live. Ovviamente la ricaricherò anche sul canale, quindi per andare avanti con la serie di FC 2024. Ragazzi, che dire, grazie ancora di essere con me, mega bacione, noi ci becchiamo come sempre domani sera, ovviamente pure schematico programma per sapere il programma settimana delle live. Ragazzi, non lo so cosa porterò domani, non lo so, andiamo avanti con qualche gioco. Ragazzi, detto questo, buonanotte a tutti, ciao a tutti ragazzi.